L'Aquila, il disastro, il giorno numero 3. Il cuore della città, se possibile, è ancora più ferito dopo i nuovi, numerosi crolli provocati dalla scossa di martedì sera. Vicoli e strade chiuse, il dramma di una città che così non sarà mai più. Passeggiare per le strade, per i vicoli del centro dell'Aquila è uno spettacolo assolutamente impressionante. Come vedete non c'è nessuno, una distesa è di macerie, edifici distrutti. Ormai l'Aquila è una città fantasma. L'Aquila, alzando gli occhi all'insù, mentre passano in continuazione gli elicotteri militari, è una città irriconoscibile ai suoi stessi abitanti. Chiese distrutte, è crollata la cupola della Basilica delle Anime Sante in Piazza Duomo, grossa parte del campanile della chiesa di San Bernardino è ridotto in macerie. Una tristezza, una grande tristezza. Il centro è off limits, non si può entrare. I carabinieri presidiano le strade d'accesso contro gli sciacalli, ma anche per far desistere in ogni modo la gente comune, troppo pericoloso. Qualcuno sfida comunque i divieti per recuperare il possibile dalle case e dagli uffici. Noi viviamo nella zona centrale dell'Aquila, quella più colpita, e i palazzi in gran parte sono crollati, gli altri sono tutti pericolanti. Nelle strade disastrate del borgo storico giunge a metà pomeriggio anche il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Vuole vedere di persona la devastazione e attraversa anche le strade con edifici pericolanti. Purtroppo questa è diventata una città fantasma. Il problema, direi, dell'immediato è dove sistemare chi è rimasto senza casa e che non può certamente tornare qui. Attenzione, signore. Concitazione durante la visita da parte dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco consigliano alle guardie del corpo di far spostare Berlusconi. Il timore è di un'improvvisa scossa e di altri crolli. Forza, dai, forza, indietro! Con la parte centrale dell'Aquila ridotta in macerie, la gente affolla i campi allestiti dalla protezione civile. Questa è una delle principali tendopoli, la più vicina al centro storico dell'Aquila. Molti stanno tentando di raggiungere le località della costa adriatica, ma qui rimangono ancora molte, moltissime persone. Qui si cerca di ingannare il tempo come si può. Da una tenda all'altra riecheggiano le storie di chi ha visto la propria casa scomparire, ma cerca di trovare il coraggio di guardare avanti. Perciò il freddo si passa, cioè una coperta in più e si tira avanti. Cioè non possiamo dire il freddo condiziona, purtroppo è questo, ragazzi. Ho messo dei slip e ho messo una canotta. Può andare bene? Anche due pappagallini miracolosamente salvati diventano il modo di pensare ad altro, l'immagine della vita che in fondo, nonostante tutto, vince sulla morte. Un modo per distrarsi e andare avanti. Sì, tanto dice che adesso allesteranno anche per il veterinario qui, anche per i nostri animali, quindi sì. Ai bimbi pensano i volontari, i clown, normalmente negli ospedali. Adesso Jacopo. Il nostro intervento serve a creare quel legame che loro hanno perso 2 giorni fa con i giochi, col mondo della fantasia nel quale vivono loro. Il tutto con molto tatto, soprattutto nel rispetto dell'organizzazione e delle organizzazioni.